Buongiorno a tutti. Oggi è sabato ed è il 24 agosto del 2019 e il titolo di questo video stamattina è Non peggiorare le cose. È tratto da come ispirazione dalla lettera di Paolo ai Filippesi al capitolo 4 al versetto 6 e 7 dove dice: non siate in ansietà solleciti per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Uno dei nostri problemi più grandi come esseri umani è che quando abbiamo dei problemi, quando abbiamo delle necessità, cerchiamo chiaramente di risolverli con le nostre forze, cerchiamo di risolverli con le nostre abilità, e questo fa parte di noi perché in un certo senso cerchiamo di entrare in gioco e di gestire le situazioni in maniera personale, pensando che con le nostre capacità, con le nostre abilità, riusciamo in un modo o in un altro a sistemare le cose che stanno accadendo nella nostra vita. A volte ci riusciamo perché magari sono situazioni che sono alla nostra portata. Ci sono volte invece in cui non ci riusciamo per niente, e non solo non sistemiamo le cose, non solo non riusciamo a gestire questa situazione, ma addirittura la andiamo a peggiorare. Andiamo a peggiorare non soltanto con il nostro modo di fare, ma la peggioriamo chiaramente con la nostra attitudine, con la nostra ansia, con la nostra sollecitudine. E a volte noi abbiamo delle grandi difficoltà, una volta che chiediamo a Dio di intervenire, no? Quando chiediamo, quando preghiamo il Padre, chiediamo di intervenire, di fare un miracolo, di sistemare una determinata situazione. Finita la preghiera, ci dimentichiamo sempre di quello che abbiamo chiesto e continuiamo pervicacemente a gestire la cosa con le nostre abilità, con le nostre forze, e mischiandole con la nostra ansia, mischiandole con la nostra sollecitudine. E non solo noi non risolviamo le cose, ma addirittura ci facciamo del male, perché l'ansia non solo non risolve i problemi, ma l'ansia fa male a noi. E quindi il problema più grande alla fine non diventa il problema. Il problema vero alla fine non è il problema che stiamo vivendo, ma il modo in cui noi lo viviamo, il modo in cui noi affrontiamo questa determinata situazione. Ora, la scrittura ci dice di non essere in ansietà. Qualcuno può dire sì, è facile a dirlo, ok. Però chi lo scrive, insomma, è una persona abbastanza responsabile che avrà vissuto sicuramente, come tutti noi, delle problematiche. Quindi è una persona che scrive, l'Apostolo Paolo in questione, che ha visto qualcosina e qualche consiglio sicuramente lo può dare ad ognuno di noi. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica. Cioè, a volte veramente noi non sappiamo come pregare, come affrontare la preghiera, come gestire nella preghiera una determinata situazione. E lo facciamo tramite preghiera, tramite supplica, tramite lacrime, ne scippami i capelli, ci facciamo qualunque cosa. Ma la cosa che noi dimentichiamo, ed è la cosa più importante alla fine, è di rendere note queste cose a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Il ringraziamento cosa fa? Il ringraziamento chiude la nostra preghiera e la sigilla. La sigilla in che senso? Quando noi ringraziamo, noi lo ringraziamo il Padre perché sappiamo che Lui si prende cura di noi. Sappiamo che mettendo questa situazione ai suoi piedi, gettando, dice la Bibbia, ogni sollecitudine e ogni peso che abbiamo ai suoi piedi, perché Egli si prende cura di noi. Quando noi ringraziamo, noi sigilliamo la nostra preghiera e stiamo dicendo: da questo momento in poi non è più un mio problema, da questo momento in poi è un tuo problema. Ed ecco perché Paolo dice subito dopo: è la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. Molto spesso la pace non arriva nella nostra vita perché noi preghiamo, noi supplichiamo, ma in realtà non stiamo gettando il nostro peso.
E la pace arriva soltanto quando noi ringraziamo. Il ringraziamento è quel sigillo dove noi determiniamo in maniera assoluta che quel problema è da oggi in poi, da quel momento in poi, nelle mani di Dio. Quindi leva le tue mani dal tuo problema e lasciala sbrigare, lasciala risolvere il problema a colui al quale ti sei rivolto. Questa è anche una questione di coerenza. Se tu stai affidando a lui ogni situazione, smettila di cercare di risolvere le cose con le tue forze, con le tue abilità, perché non solo ti stanchi, ma ti stressi e questo porta problemi nella tua vita. Quindi non peggiorare le cose, affidale, tanto la tua sollecitudine le cose non le cambia, la tua ansia le cose non le risolve, ma andrà a peggiorare una condizione dentro di te, una condizione interiore che non ti porterà mai a sperimentare quella pace. La pace è il risultato della di quella decisione definitiva che noi facciamo tramite il ringraziamento. Padre, io metto davanti a te questa situazione, qualunque cosa, e alla fine, Padre, io ti ringrazio perché da questo momento non è più un mio problema, ma è un tuo problema. E la pace di Dio scenderà nella tua vita e custodirà e guarderà il tuo cuore e soprattutto la tua mente in Cristo Gesù. Quindi non peggiorare le cose, lasciale definitivamente. La tua ansia e la tua preoccupazione non cambierà la situazione di una virgola. Quindi lascia fare a colui che è specializzato nei miracoli. Il Padre è specializzato nel fare miracoli, quindi lasciagli fare, lascialo in pace, lasciagli fare le cose con calma, non lo stressare sempre. Sto scherzando naturalmente, ma lui non ha problemi con noi. Il problema è, a volte il suo problema siamo noi, lui non ha problemi con noi, è che noi siamo a volte il suo problema, cioè che lasciamo le cose sui piedi e poi ce le riprendiamo, le lasciamo e le riprendiamo, diciamo che deve essere lui a gestire la cosa e poi la gestiamo noi. Fai una scelta in questo giorno, fai una scelta per il tuo benessere e per la risoluzione definitiva del problema che stai affrontando. Filippesi 4, versetti 6 e 7, valli a rileggere e rileggi fino al versetto 8, che sono molto interessanti, fino al versetto 9, sono molto interessanti, e imparali a memoria se è possibile e ripetili ogni giorno. Sarà sarà un grande refrigerio per la tua vita e un grande aiuto per liberarti da ogni forma di ansia e di sollecitudine. Una buona giornata a tutti quanti.